nostra oggi dedicata a Charles Bukowski. Vedo che state arrivando, vedo che siete tutti puntuali, perfetto, perfetto. Adesso abbiamo i nostri ospiti che stanno arrivando. Saranno sparsi un po' in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo, quindi anche dall'Italian Bookshop da Londra, bene, bene, ciao, ciao. Ci siamo anche stati, via. Forse anche presentare da qui a Milano da tanti anni fa, chissà, chissà. Ciao a Senti, tutti intanto, vedo un sacco di gente che è entrata. Sì, eccolo, ciao Claudio, ciao. No, oggi dobbiamo rendere omaggio a questo scrittore per me molto importante, ma anche per tutti quelli che sono qui e quelli che parleranno. È un autore che mi ha segnato, che mi ha ispirato, perché ho anche scritto diverse cose su di lui, e quindi la mia idea era 100 anni dopo, essendo lui nato il 16 di agosto del 1920, a 100 anni dalla nascita, rendergli questo omaggio virtuale, perché alla fine ognuno è dov'è anche a causa del lockdown. Dico subito che Bukowski avrebbe odiato questa cosa che stiamo facendo, avrebbe detto che eravamo dei poveri stronzi e che Ma con anzi. la morte, guarda che con la morte è diventato indulgente lui, il vecchio Charles, Ah, quindi beh, forse sì, ci cioè. perdonerà. Questo è vero, questo è vero. E quindi niente, partiamo con una serie di amici, di ospiti. Il primo è appunto Alessandro. Mi racconti com'è stato il tuo incontro virtuale o reale? Perché abbiamo anche qualcuno tra i nostri ospiti che l'ha incontrato davvero. Quindi dimmi com'è stato il tuo primo incontro con Il Bukowski. mio primo incontro con Bukowski è stato una cosa divertentissima perché io ero entrato in questa libreria, devo dire un pochino, non proprio le librerie quelle di catena, non era né una libreria di catena né una libreria indipendente, un po' una libreria di parvenu. E Di io lì non era sottoscala, appena. Sì, una una libreria che libreria avevo di. sotto casa allora, ma una libraia improbabile che si era trovata probabilmente a fare questo lavoro, ma avrebbe potuto fare una qualsiasi altra cosa. Ed era appena uscito Musica per organi caldi, che è stato il primo libro che io ho letto di Bukowski. E quando io sono entrato, ho chiesto Musica per organi caldi, questa libraia mi ha risposto dicendo che loro non tenevano spartiti. Io trovo la cosa. Ma come? Stiamo parlando di un grandissimo. Guarda che ti dico, tra l'altro, questa cosa che è abbastanza clamorosa, perché è un peccato, insomma, per un libraio poi non conoscere Bukowski, è un peccato Ma che assolutamente di anno, proprio. scusa Alessandro, che anno era? Non Dunque, per io dirla direi che tua età. siamo intorno ai primi anni 80, se non ricordo male. Musica per organi caldi, adesso non è la datazione precisa, però siamo avevo 17-18 anni, quindi poteva essere l'83-84, se non ricordo male. Ma tu pensa che di peggio è successo a una mia amica che entrò in una libreria chiedendo il diario di Anna Frank e il commesso gli rispose: giuro, giuro su quanto ho di più caro che quello che sto raccontando è vero, che di agende erano rimaste soltanto le Moleskine e le Smemorate. Quindi il buon vecchio Bukowski di fronte a Anna Frank, insomma, perdonerà l'ignavia della mia libraia a fronte di questo che veramente penso un peccato madornale. Non conoscere Bukowski è gravissimo, non conoscere Anna Frank è veramente delittuoso. Però ecco, da tutto questo è nato il mio primo incontro con Bukowski, di cui io non sapevo, sapevo pochissimo, avevo letto alcune recensioni, lo trovavo molto in linea con il tipo di letteratura che praticavo allora, che continuo a praticare anche adesso, ed è stato veramente un amore a prima vista con Bukowski, perché proprio avevo trovato veramente un autore assolutamente nelle mie corde, poi insomma, anche tutto il percorso di scoperta che poi è arrivato dopo. Ma sei al mare, ma. Come vedi, ho trovato una postazione dalla strada per Los Angeles, intravedi alle mie spalle, no? Ok, che mi sembrava giusto. Ho qui la birra, il sigaro, Fantastico. Il sono sigaro è pronto, fantastico, sei fantastico. Guarda, io comincio. la camicia havaiana è tutto pronto per. Mi vedi meglio di Berselli? Mi vedi meglio? Sì, sei più luminoso, devo dire che sei più luminoso, sì, un po' Illuminato dal controluce, sole ma che veniva luminoso. dall'alto, chi sarebbe oggi Bukowski? Ma come tipo di scrittore, come. Sei libero, eh. Guarda, io ti dico la mia, fino a qualche anno fa noi ce l'avevamo il Bukowski a Milano, un caro amico che era Andrea G. Pinkel. Lui era il mio Bukowski No, milanese. ma infatti, subito dopo avrei, concentrandomi un attimo, avrei detto Pinkens, sì, infatti. Direi che mi sono avvicinato a Bukowski grazie a te, perché prima non lo frequentavo moltissimo. Dopodiché mi ha incuriosito il personaggio,
ma non solo il personaggio, cioè essendo io anche scrittore, adesso non voglio togliere niente agli altri. No, stavo dicendo che mi sono avvicinato grazie a te Ti ho preso talmente gusto che hai scritto da questo libro. Che cosa è successo? Dai, no, aspettavo che lo dicessi tu perché non sapevo come introdurlo. No, e anche perché mi sono preparato due monologhini che vorrei dire se me lo lascio. Sai che i tempi così si sono sempre. Allora, fai un cappello e poi il monologhino, vai. No, il cappello che io ho tratto, per chi non lo sapesse, da Taccuino di una sbronza, una commedia teatrale. Divertente, credo abbastanza bukowskiana, per cui lì c'è dentro il Bukowski rivisto da Roversi, rivisto da Scorsillo, però siamo rimasti, credo, esattamente nella linea, ecco. Eccola Ornella, ma che sorpresa, che sorpresa. Ma ciao! Questo momento sto mangiando un biscotto anche, non mi aspettavo che mi chiamassi. Eh no, questa è la carrambata. Allora, per chi non lo sapesse, questa è una cosa bellissima, Ornella è la libraia più famosa di Londra, che tutti gli italiani conoscono, perché è la titolare dell'Italian Bookshop, dico bene? Esatto, che abbiamo appena riaperto dopo essere stati un po' a casa. Ma infatti o si ama o si odia, sei d'accordo che Bukowski o si ama? Assolutamente, perché tu vedi proprio quelli che leggono Bukowski che lo devono leggere, cioè proprio in maniera scientifica, non perdono nessun libro, veramente. E chi lo legge magari uno, allora chi per curiosità comincia, di solito cominciano tutti da chiaramente da Storia di ordinaria follia, poi dopo non lo legge più. Sì, cioè sì, proprio questo un po' come quelle cose che appunto si amano o si odiano. Comunque è un grande autore. Io sono una persona che l'ha letto, che mi è sempre piaciuto moltissimo, ne ho apprezzato con la sua disperazione di fondo proprio, che infatti sulla nostra pagina dell'Italian Bookshop, che oggi è dedicata a lui, ho proprio scritto questa frase delle persone che lui ama un po' tutte le persone che sono un po' gli sconfitti, che sono un po' quelli che vivono ai margini, quelli, come dice lui, che hanno l'anima in fiamme. Prendiamo a parlare di Bukowski, quindi Giacomo, tu come l'hai conosciuto il vecchio Buk? Allora, io inizialmente l'ho conosciuto al liceo, io ho una certa età e al liceo si discuteva con la prof di filosofia. Di Bukowski? Discuteva della sublimazione nell'arte. Uh-huh. E io ricordo proprio questo episodio, noi ci si scambiava già delle letture di Bukowski più per, immaginati, dei ragazzi di 14, di 15 anni, più per il linguaggio che era abbastanza spinto e per noi rappresentava veramente qualcosa di molto eccitante per il tipo per l'epoca, perché adesso non è più così effettivamente, naturalmente, no? Non è più così, era la fine degli anni 70 e parlando della sublimazione nell'arte, in filosofia, venne fuori che il tema era proprio quello della sessualità vista come, o meglio della non sessualità vista come un motore della sublimazione nell'arte, e io alzai la mano alla prof e dissi: scusi prof, ma se insomma l'astinenza sessuale è un motore della sublimazione, cosa mi dice di Charles Bukowski? E la prof mi guardò con uno sguardo sprezzante. Ciao Michele, no, vedo che arrivano la gente. E mi disse: e tu questa la chiami arte? E io da allora maturai una solidarietà nei confronti di Charles Bukowski infinita, perché come dire, il Deus Ex Machina degli ascoltabili, no? Diciamo che ho cofondato questa piattaforma di podcast degli ascoltabili, ti abbiamo invitato a parlare di Mala Milanese in una serie molto bella, molto divertente, alla quale hai dato un bel colore, e poi tu sei arrivato con questa proposta: perché non festeggiamo il centenario di Book? E ci abbiamo pensato e alla fine è venuto fuori qualcosa di ancora più interessante.
perché devo dire che tu con i tuoi racconti, con la passione con la quale hai raccontato di questo scrittore che ti ha ovviamente è stato uno dei tuoi scrittori di formazione, sì, a me mi hai fatto ritornare la voglia di riprendere in mano le vecchie letture. E così abbiamo realizzato questo podcast insieme e da lì sono venuti fuori anche altri episodi. Li abbiamo chiamati Scaffali Roversi. Tutti gli amici che ci stanno seguendo possono andare sugli ascoltabili a sentire. Ormai abbiamo completato la serie e secondo me è stata una serie bellissima, una serie che racconta le tue letture di formazione che ti hanno fatto diventare uno scrittore. Per cui per me, che sono stato il narratore delle biografie degli autori che racconti, è stato un po' ritornare. Devo farti i complimenti, devo ringraziarti perché mi hai fatto venire un sacco di voglia di riprendere a leggere. Diciamo che l'ho scoperto al liceo nel 2010 e come tutti arriva Bukowski a quell'età perché parla di cose che interessano tutti quanti, è uno scrittore che tutti possono leggere senza grossi problemi proprio per la sua grande chiarezza, che poi secondo me è un merito perché scrivere libri facili da leggere è difficile, è molto più facile scrivere libri complicati e invece questo è sempre mappattoni è più facile. È sempre stata un po', no, il luogo comune su Bukowski che in qualche modo sia uno scrittore semplice, naif. Invece nella graphic novel, faccio vedere anche la copertina, ho anche la maglietta ma mi sono inquadrato male, aspetta mi alzo. Non c'è la maglietta del mio, vai! Tra parentesi è citato non quel libro nella bibliografia, non so se hai visto, ma citato certo, questo. Quella della Pivan, ah sì, 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 l'altra versione. Sì, e poi c'è l'altra ancora dove c'è anche un mio piccolo insomma intervento. Sì, quella esatto, quella che abbiamo fatto anni fa. Sì, io sì, penso sì, che i compleanni vadano sempre celebrati, anche se chi il festeggiamento non c'è più e quindi nel mio piccolo ho voluto fare questa graphic novel che appunto è il racconto della vita di Bukowski. In realtà ho preso ritagli da lettere, diari, romanzi, perché il materiale autobiografico è quello principale di Bukowski e con questi ritagli ho cercato di provare a dare un senso alla vita di Bukowski e secondo me è una vita che ha un grande senso. E mi è piaciuto del tuo graphic novel, qua andiamo a chiudere perché dopo so che devi andare, c'erano le 10 regole per andare d'accordo con Bukowski e una di queste era presentarsi da Bukowski con dei bambini, perché se tu ci andavi con dei bambini si comportava bene. Perfetto, sì sì sì, assolutamente. Era queste 10 regole, poi secondo me sono regole di vita perfette, se vuoi te le leggo che sono e finiamo con questo. Dai, chiudiamo il tuo intervento in realtà con questo. Paolo, sono stupito che tu non abbia niente da bere. Io in onore di Bukowski mi ero preparato. Guarda, io c'ho del gin liscio. Ah, in realtà perfetto, oggi acqua perché ho 87 interventi. Se mi ubriaco sono rovinato. Vabbè, però è il giorno di Bukowski. Allora, le regole le ha scritte Gerald Locklin, mm-hmm, che è uno dei pochi amici poeti che aveva Bukowski, perché Bukowski poi non era come gli scrittori della Big Generation che vivevano in comunità, lui era un outsider e l'è rimasto fino alla fine. E allora, guarda, secondo me sono 10 regole che non sono niente male neanche per la vita in generale, quindi è il caso di leggerle. Qui io ho fatto proprio un decalogo con le illustrazioni, ve le leggo velocemente. 1. Mai telefonargli. 2. Mai presentarsi senza invito. 3. Incontratelo di mattina e mai assolutamente dopo le 5 del pomeriggio. 4. Quando dice ora di scrivere, andate via. 5. Scrivetegli lettere, pure questo è impressionante di Bukowski. Chiunque gli scriveva da tutto il mondo, lui rispondeva. C'è una produzione di lettere infinita, ogni tanto salta fuori qualche, non dico lettera, ma gruppi, pacchi di lettere che lui spediva. 6. Non ballate con la sua donna, neanche con la mia, aggiungo io. 7. Forse solo il ballare poi. Aiuta a considerarlo un grande scrittore. Questo sì, è il dubbio. Pacifico. Però 8. Non leccategli il culo e non fatevi insultare senza reagire, oppure altrimenti non vi rispetterà. Quindi pure questo è importante. 9. Questo è una legge che nei nostri tempi è perfetta. State zitti se non avete nulla da dire, e questo credo non valga solo per Bukowski. Sì.
E la 10, quando andate a trovarlo, portatevi dietro i figli, come avevi anticipato tu, perché con dei bambini davanti si comporterà bene. Ele è il fotografo degli scrittori. Tu hai un archivio, penso sconfinato, cioè no, anzi, ha un limite, però quante foto hai di scrittori? Ma allora considera, intanto vi saluto tutti quanti, saluto Paolo, saluto gli amici della SAM che hanno, della FEM che hanno pubblicato il tuo libro e tanti auguri Book, tanti sì, auguri. Per male che ho messo l'acqua. Ecco, io è arrivato anche, anche Franceschini, dopo Enrico oh. Stai lì che appena finiamo con Michele ti chiamo. Allora, quanti autori ho? Io ho un archivio di 1200-1300 scrittori di tutto il mondo, fotografati in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, eccetera. Al Nebbia Gialla tantissimi. Ah sì, e... sì, in 15 anni, in 14 anni, almeno 300-400 ce li hai. Un bel archivio. E considera che per ogni autore, io ho iniziato con la pellicola, quindi per ogni autore mediamente scattavo una cinquantina di fotografie, 60 fotografie circa, perciò un bel archivio. Sale all'età di 14 anni, quindi siamo nei primi anni 80. Tutti più o meno al liceo l'abbiamo conosciuto Bukowski, sì. Da quello che hanno detto tutti, raccontato, quello è il periodo. Siamo tutti quanti coetanei più o meno, insomma. Sì, è vero. Io l'ho conosciuto per una ragione semplice, perché Fernanda Pivano, che tu hai menzionato poc'anzi, è la mia madrina ed era molto amica di mio padre e molto amica anche di mio zio. E quindi nella biblioteca di famiglia c'erano molti libri legati al movimento Beat e legati anche a Bukowski. Quindi il mio primo libro che ho letto è questo, che vi faccio vedere. Non leggo un cazzo, scusa, io sono cieco, leggi tu. Potevi tutte grattarmi sotto le ascelle. Ah sì, allora, l'intervista che ha fatto la Pivano. Esatto, una meravigliosa intervista. E non conoscevo Bukowski, però conoscevo Nanda, appunto perché era la mia madrina, e quindi mi sono avvicinato al libro, incuriosito dalla firma di Nanda, e poi ho scoperto questo autore pazzesco, e da lì non mi sono più distaccato, tanto che, come ti avevo scritto una volta, giro sempre con questo libro, che L'amore è un cane che viene dall'inferno, una delle migliori raccolte di poesie di Book, che quando qualcuno se lo merita, io gliene regalo una copia. Sì, vai. Ti racconto qualcosa di Book, del mio incontro. Vai, il tuo incontro, vai, raccontacelo. Ti racconto il mio incontro, sì, con Bukowski. Sì, sì. C'è una linea di, allora, merda lì, perché... Io ero in America con amici, coast to coast, New York, San Francisco, poi San Francisco fino a Los Angeles. L'obiettivo era incontrare Bukowski, ovviamente. Allora abbiamo preso una macchina a noleggio, abbiamo girato per Los Angeles, avevamo soltanto l'indirizzo della strada preso da un articolo di Fernanda Pivano, nel quartiere di San Pedro. Siamo andati in giro a chiedere a tutti, bussando alla porta: conoscete qui un vecchio scrittore un po' sporcaccione che abita qua? Nessuno lo conosceva, un quartiere di messicani, e in questo quartiere finalmente uno ci ha detto: scrittori qui non credo, ma davanti a casa mia c'è un brutto vecchio con la casa sempre piena di ragazze. Allora era lui. Abbiamo attraversato la strada alle 2 del pomeriggio, ho suonato il campanello, ho visto già che c'era la casa di Bukowski, perché c'era la BMW nera che sapevo che lui aveva parcheggiata fuori, e c'era anche un manifesto di Bukowski che si vedeva dalla finestra. Ho suonato il campanello, dopo una lunga attesa lui ha aperto in mutande. Era in mutande, chiaramente stava dormendo. E io gli ho fatto una domanda stupida: Are you Charles Bukowski? Sapevo benissimo che era lui, ma col mio inglese un po' sgrammaticato. E lui, la sua risposta è stata molto interessante, perché ha risposto: why? Perché
siete magari qualcuno che vuole, non so, ho fatto dei soldi alla moglie, ho rubato esatto. dei soldi. No, non sono Bukowski. Invece lo era, allora abbiamo detto, siamo tre tuoi fans italiani, era il 1979. Io venivo appunto da Bologna, avevo 23 anni, e ho detto, siamo tuoi tre fans venuti dall'Italia, ha detto andate a comprare della birra perché io l'ho finita e tornate qua. Siamo andati a comprarla, siamo tornati e abbiamo passato il pomeriggio con lui. La faccio breve perché so che tu hai tanti ospiti, io il mio slot era stamattina. Dico solo che ma tu hai tutto il tempo che vuoi. Gentilissimo. Non se la tirava per niente. Aveva tutta la sua semplicità classica che uno si aspetta. In certi momenti diceva scusatemi, ma io non so che cosa dire. E quindi siamo stati per un po' in silenzio, lì a bere la birra. Poi abbiamo parlato nell'inglese modestissimo che io avevo allora. Abbiamo parlato c'erano dei libri di Hemingway. E allora se gli piaceva Hemingway, lui diceva sì, mi piace, Hemingway è stato un mio modello, però ogni tanto lui è troppo romantico, io sono più terra a terra, però il linguaggio di Hemingway mi piace. Stessa cosa Henry Miller, che era un altro mio, diciamo, grande mito. Gli ho chiesto di Miller e lui diceva mi piace Miller quando parla di Parigi o quando parla di donne e di sesso, non quando sproloquia e fa il filosofo. Io sono d'accordissimo anche su questo. E poi insomma siamo stati lì finché a un certo punto ha telefonato Linda, sua moglie, che appunto voleva, diceva sta per tornare, dice adesso io vi chiedo di andare via, vi chiedo soltanto di continuare a comprare i miei libri e vi chiedo di non rivelare a nessuno dove vivo, perché poi in alcuni racconti di Bukowski lui racconta dei fan che lo vanno a trovare ed è abbastanza scocciato, sì. No, di questa cosa, sì, sì. Li prende anche un po' in giro. Invece però con noi, forse perché venivamo dall'Italia, fu assolutamente, diciamo così, gentilissimo, veramente fu delizioso. E da allora insomma io gli devo poi molto, perché io poi questo racconto dell'incontro con Bukowski l'ho messo in uno dei miei libri, Vivere per Scrivere, un libro... Anche in uno dei miei, perché io mi sono ispirato a te. È stato messo da Feltrinelli anche come introduzione a Shakespeare, non l'ha mai fatto, e quindi... Bellissimo, è vero. Però poi dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di Taccuino di una sbronza, perché raccontiamo che non so, io e Paolo ci siamo conosciuti attraverso Bukowski. Perché esatto. Mi hai cercato, racconta come, non me lo ricordo. Ma io credo di averti scritto qualcosa. Era stata l'epoca in cui avevo appena intervistato la Pivano, quindi era 95-96. Ti avevo scritto a Repubblica, mi ricordo, tu mi avevi risposto, poi mi ricordo che ci eravamo anche incontrati a Londra qualche anno dopo che c'eravamo tanto rincorsi per parlare di Book. E da allora siamo rimasti amici, perché tutto sommato quando vengo a Londra, tra l'altro il Taccuino di una sbronza l'ho presentato, lo raccontava stamattina l'Ornella e poi le ho parlato, mi hai presentato tu 10 anni fa o 11 anni fa a Londra quando c'era l'altra edizione, quindi insomma i corsi e ricorsi storici bukowskiani. Sei birra munito? Prendiamo Bukowski. Salute, cominciamo Brindisi a Book. È il minimo, dobbiamo. Glielo dobbiamo alla grande. Glielo dobbiamo alla grande, 100 anni. Cioè, tu avresti mai detto che uno come Bukowski sarebbe stato ricordato dopo 100 anni dalla nascita? Avremmo fatto, anzi, che sarebbe stato poi ricordato con questo mezzo che lui avrebbe odiato profondamente perché era un antitecnologico. Lui è estremamente... No, che c'è un ritorno. Okay, vai. Universale nella sua singolarità. Personaggio davvero strano. Bukowski è un personaggio davvero universale nella sua singolarità, è un personaggio davvero raro, unico, che ha raccontato tanto e buona parte di sé, ciò che era, ciò che faceva,
e ciò che faceva ha reso il suo scritto universale anche per gente che non ha giocato ai cavalli, non ha avuto puttana 120 kg e non si è ubriacata così tanto come lui e non ha fatto il successo che ha fatto lui. È riuscito comunque a essere vero, accessibile a tutti, a ragazzi di 18 anni adesso come 18enni di 50 anni fa. È un caso da studio, secondo me, il vecchio Charles Bukowski, veramente Charles Bukowski. Ma siete di Concappellani o siete... Sì, no, ma ho capito, perché deve essere il mare sicuro che ti rende il capello così. Io sono proprio... non è Ottavio che è così, è il mare che ti trasforma. Ah, è fantastico. Allora, Ottavio, cerca di raggiungere una duna, così dopo provo a richiamarti. Intanto abbiamo qua l'editore, che è un bucoschiano, lo vedete? Lo vedete? Ecco, ciao, ecco, benissimo, una riunione di famiglia, mi fa molto piacere. Allora, è andato tutto benissimo. Cose, insomma, ho letto che è tutto il giorno che è stata andando avanti, io ero senza segnale, non la prego adesso, ma... No, ma ha fatto bene, io lo sapevo che il 16 era delicato, ma il 16 era la data e quindi eccoci qui con la data, abbiamo fatto tutto. Ti dico che è andato molto bene, forse abbiamo già deciso di farne un podcast di interventi che sono stati, perciò io chiuderei con un intervento dell'editore che mi dice la sua su Bukowski, così chiudiamo in belletto. No, così no. Tradimento. L'editore può solo dire una cosa: comprate il libro. Comprate il libro, ok. Il grande book, quindi io per prima cosa ti vorrei chiedere, tu sei un cantante, hai dedicato anche delle canzoni a Bukowski, ma ti vorrei chiedere come l'hai conosciuto, qual è stato il tuo primo incontro col vecchio book? Beh, diciamo, sì, periodo forse Istituto d'Arte di Mantova, cominci a incuriosirti a questa letteratura... Underground. Esatto, un pochettino più underground, e allora... E poi un linguaggio che a me piace, un linguaggio che effettivamente, se vuoi, io non dico che ho cercato di mettere nelle canzoni, però quel modo anche scazzato e, se vuoi, anche loser, che a me piace molto, no? Sì. E piace, forse, insomma, mi sono, credo, anche ispirato per diverse cose, ma forse anche... nel loser, anche sicuramente in tutta la carriera dei Ridillo che l'anno prossimo quanti anni fate? 30 anni di carriera, 30 anni di 30 ma se anni sei di... giovanissimo, come fai a aver fatto 30 anni già di carriera? 30 anni di insuccessi, pensa. Bellissimo. Vabbè, ma comunque guarda che Bukowski ha avuto successo oltre 50 anni, quindi è stato uno che non ha mai mollato, e questo è anche l'insegnamento che ci lascia, secondo me. È vero. Che bisogna continuare a martellare finché poi la vita ti sorriderà, o no? No, ma devo dire che, cioè, la vita ti può sorridere anche in non per forza in una platea grandissima, cioè chi viene a vedere i nostri concerti magari non sono, insomma, abbiamo avuto anche delle belle occasioni di tantissima gente, ma in realtà però cerchiamo di dare uno spirito, come posso dirti, la gente esce dai concerti col sorriso, no? E l'ha vissuto in quel modo lì, per cui come dici tu, la vita ti sorride e cerchi di dare, riportare questo sorriso qua, che siano davanti a te 10 persone come 5.000, insomma, no? Ragazzi, che dire, è stato bellissimo, mi è piaciuto molto, è stato un po' faticoso, infatti come qualcuno scrive è stato molto Berlusco, molto siccia ormai, molto bucoschiano i tentativi di connessione. Mi sono divertito, era una cosa a cui tenevo molto, dare questo omaggio a Bukowski, uno scrittore che mi ha segnato, uno scrittore che sento molto parte di me. Se io faccio lo scrittore lo devo a lui, l'ho raccontato mille volte e non sto a ripetervelo ancora. Grazie per essere stati con noi e spero di ritrovarvi presto in altri eventi come questi, perché se la cosa funziona, se tutti hanno una buona connessione, penso che questo sia un mezzo fantastico per fare divulgazione, per stare tutti insieme anche a distanza. Grazie mille, ciao.